Ciao a tutte, benvenute e bentornate sul mio canale Fare e Disfare. Oggi prepareremo insieme la farinata con gli agretti. È una ricetta di Carlotta Perego, conosciuta come Cucina Botanica. Se mi seguite da un po', sapete che ho già preparato una ricetta creata da lei. Le polpette con le lenticchie, se non ricordo male, l'avevo preparata insieme a Giulia, avevamo fatto insieme il video insieme a Giulia. Penso già un anno fa, adesso non ricordo, parecchio tempo fa. Comunque vi lascio il video, non mi ricordo mai se è qua. Comunque vi lascio la scheda se volete andare a rivederlo. La ricetta l'avevamo inserita in un vlog, penso fosse un vlog verso Natale, adesso non ricordo bene. Comunque ecco, avevamo preparato questa ricetta. A me piacciono molto le ricette di Carlotta, è una ragazza vegana. Estremamente carina, gentilissima, bravissima, assolutamente brava. Ha già scritto 3 libri che io ho tutti, ovviamente. E questo credo che sia uno dei miei piatti preferiti in assoluto. Io adoro la farinata con gli agretti. Adoro gli agretti, che altro non sono che la barba di frate, sono conosciuti anche come barba di frate. Purtroppo però non si trovano tutto l'anno, purtroppo, ovviamente, perché appunto non ci sono tutto l'anno. L'ultima volta che ho fatto la spesa, l'ultima video spesa di lo svuota la spesa di S. Lunga, nello svuota spesa del di S. Lunga, l'avete potuti vedere, li ho acquistati e niente, ho pensato che sarebbe stato bello girare il video mentre preparavo la ricetta. Per cui ecco, adesso mi metto il grembiule, vi faccio vedere gli ingredienti e iniziamo con la ricetta. Ed ecco gli ingredienti: degli agretti che io ho già lavato e tagliato grossolanamente, farina di ceci, olio extravergine di oliva, dell'aglio tritato che io ho già tritato, e del sale, un po' di sale fino. Comunque tutte le dosi ve le lascio nell'info box e vi lascerò anche il link alla ricetta di Cucina Botanica. Iniziamo preparando la pastella. Versiamo la farina di ceci in una terrina e aggiungiamo l'acqua, che deve essere tiepida, e mescoliamo fino a formare una specie di pastella abbastanza liquida. Aggiungiamo il sale, eliminiamo la schiuma che si è formata in superficie, aggiungiamo 4 o 6 cucchiai di olio, la ricetta ne prevede 4-6, io di solito ne metto solamente 4 e secondo me va già bene così. E mescoliamo bene. Qua, una bella mescolata. Una volta ottenuta questa specie di pastella molto liquida, la mettiamo da parte e procediamo con la cottura degli agretti. In una padella mettiamo un filo d'olio, l'aglio tritato, lo facciamo soffriggere bene e poi aggiungiamo gli agretti. E aggiungiamo anche un pizzico di sale. Ecco come devono apparire gli agretti una volta cotti. Ecco qua, questa è la consistenza giusta. Calcolate che dopo comunque si cuociono ancora anche in forno. E adesso li andiamo a mettere dentro nella pastella, li andiamo a mescolare alla pastella. Versiamo gli agretti dentro nella pastella, nel composto di farina di ceci e acqua. Ecco qua. Mescoliamo bene.
e versiamo su una teglia da forno ricoperta con la carta forno. Inforniamo a 220 gradi per 30 minuti circa con forno statico. Ed ecco la nostra farinata pronta. Adesso la vado a tagliare e l'assaggiamo. Mamma mia, che fame! Ed ecco qua la nostra farinata pronta, tagliata e pronta all'assaggio. Non vedevo l'ora, è tantissimo tempo che ho voglia di mangiarla, ma non trovavo gli agretti. Assaggio. Bontà. Buonissima. Dovete assolutamente provarla perché è spettacolare, assolutamente. Che buona. È buonissima anche fredda. A me piace un sacco in mezzo due fette di pane con magari due fette di pomodoro, un po' di maionese oppure due fette di insalata, di lattuga, così. È buonissima, veramente, veramente ottima. Vi consiglio vivamente di provarla e mi darete ragione. La videoricetta è terminata con il mio assaggio. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuto questo video, spero che vi sia piaciuta la ricetta. Ringrazio Carlotta per averla creata perché è tutto merito suo se ho conosciuto questa bontà. Fatemi sapere, mi raccomando, se la rifarete. Sono proprio curiosa di sapere se potrà piacere anche a voi. E niente, vi mando come sempre un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!